Ciao a tutti, stavo costruendo un tutorial su come fare un calcetto con Bluff Title, però era una cosa un po' complessa e allora cambiamo tutorial, il logo in 3D e vai con la sigla. Oggi con Bluff Title vedremo come costruire un logo 3D utilizzando le funzioni schizzo, EPS e la funzione disegno. Andiamo ad incominciare. Ora vado ad utilizzare Xara per crearmi il mio logo 3D. Io faccio questo decagono perché sarà lo scudetto di base per il mio logo. Fatto il decagono, che deve essere nero o bianco, lo andiamo a esportare in PNG. Quindi, come ben sapete, risulterà con il fondo trasparente. Ora ho colorato il fondo del mio decagono e vado a costruire il disegno che comporrà il logo. Ovviamente è possibile partire da un logo già pronto con una sagoma definita e costruire l'immagine nera che avevamo fatto prima, ma io ho voluto fare il contrario, sto costruendo pian pianino il logo di sopra, appunto, del decagono. Acceleriamo un attimino i tempi ed ecco come ho composto il mio logo. Salvo anche questo in PNG per avere il fondo trasparente. Ora con il comando livello schizzo apro il mio decagono e vedrò questa figura perché è stata convertita. Il PNG è stato convertito. Adesso potrò regolare anche i bordi. E con il comando di scrittura posso andare, adesso faccio vedere, a disegnare l'oggetto da zero a completo. Quindi adesso andrò a inserire anche una luce che attiverò i raggi, sulla quale attiverò i raggi, così questi raggi illumineranno il mio contorno. Eccolo qua. Adesso non faccio altro che andare a far comporre, far apparire da zero il mio disegno e aumentare i raggi per ottenere un effetto di luce che compone questa figura. Ora sto infatti aggiungendo i punti chiave mentre regolo l'effetto scrittura sul decagono. E aumento con la luce i raggi. Poi, quando il disegno è completo, vado a spegnere i raggi. Ecco qui. Ecco l'effetto che abbiamo ottenuto. Si compone decagono e aumentano i raggi e diminuiscono. Poi ho aggiunto una risolvenza sul decagono per farlo sparire. Ora apriamo lo stesso decagono, ma premendo su livello EPS. Succede che questa volta la figura è piena e sarà anche tridimensionale. Lo vediamo visualizzato come il decagono nero. Ecco, ora lo faccio trasparente e quando arriverò alla massima intensità di luce aggiungo un altro keyframe trasparente e poi tolgo la trasparenza, così in maniera da far apparire il mio decagono. Vediamo l'effetto. Al completamento della luce del contorno apparirà il decagono nero. Per ultimo premo su aggiungi un livello immagine e seleziono il logo. Ora è dietro, bisogna spostarlo nell'asse Z per portarlo avanti. Ecco, e in più lo vado a ridimensionare per agganciarlo al decagono nero che è sottostante. Ora, per poter muovere tutti i livelli assieme, apro un contenitore, un livello contenitore, e vado a agganciare il decagono nero con il disegno del logo, in maniera che si trovino all'interno di un contenitore. Questo mi permetterà, muovendo e ruotando il contenitore, di muovere assieme entrambe le figure. Vado a inserire una dissolvenza
sul logo e finché non compare decagono nero non faccio apparire il logo. Adesso creo un altro punto e qui tolgo la dissolvenza in maniera da far apparire prima la figura nera e poi il mio logo. Ecco qua. Ora possiamo divertirci anche a muoverlo e a farlo ruotare. Per rendere tutto più carino aggiungo al livello del logo un livello di particelle sparkles brillantini. Eccolo qua, vedete che appaiono. E ora, dopo aver centrato il punto di rotazione del contenitore, vado a ruotare il logo. Come vedete si nota lo spessore del livello dell'ottagono. Questo si può anche regolare agendo sulla grandezza, si può estrudere di più. Però vedete che è molto carino perché anche è riflettente e questo si può regolare in base alla texture applicata e all'effetto di riflessione applicato. Ecco qua l'effetto completo. Si compone l'ottagono dalla luce, appare il disegno e entra in rotazione. Dall'altra parte è nero, però sarà possibile anche attaccare un secondo disegno, per esempio, o lo stesso, magari rovescio. In ultima, come potete vedere, ho duplicato il livello del decagono e l'ho trasformato con il bordo in argento. Questo così per adesso su questo livello posso andare a aggiungere un effetto al bordo. Basta selezionare bordo e selezionare l'effetto che ci piace di più. Ad esempio questo sembra che ci siano delle lampadine attaccate, come vedete, e ci crea questo effetto. Soltanto che resta sempre visibile, come vedete, però è molto molto carino. Poi si possono andare ad aggiungere quanti livelli si vuole, per cui creare diversi spessori. E ricordo che la forma di base l'abbiamo creata noi, per cui può avere qualsiasi forma, non necessariamente una figura geometrica, ma possiamo disegnarla a mano e quindi può essere proprio il contorno, non so, di uno scudetto. Ad esempio questa è una scritta che ho importato sempre con il livello schizzo e vedete che la conversione crea un bordo. Agendo sul scrittura lo posso andare a far disegnare e quindi potrebbe apparire prima il contorno così e poi con il livello EPS riempirsi la figura e diventare 3D. Ecco, vedete che comunque anche il bordo ovviamente ha un suo 3D, quindi può essere ruotato. Riepilogando per non far confusione, con il livello schizzo apro un disegno PNG, ad esempio qui ho fatto una scritta bianca, ma lui mi riporterà solo il bordo. Questo bordo poi è possibile definire il raggio, quindi sarà più fino, più grosso, e potrò farlo disegnare con il comando scrittura. Eccolo qua, il comando scrittura lo fa scrivere così in avanti, ma poi ho anche scrittura che la cancella indietro, quindi posso fare anche ad esempio delle linee che avanzano. E questo è, ricordo, il livello schizzo. Cancelliamo. Poi abbiamo visto livello EPS, vado a caricare la stessa scritta PNG, ma questa volta la scritta sarà piena, verrà convertita in maniera piena e sarà a tutti gli effetti 3D. Se io la vado a ruotare, rotazione del testo, vedrò che è proprio una scritta 3D. Quindi se vado a regolare la grandezza del testo avrò anche lo spessore. Vi ricordo che se volete superare il limite che vi dà qua, arrivate alla fine col cursore, potete inserire a mano il valore, ad esempio 10, e otterrete una figura, vedete, molto estrusa.
facciamolo ruotare, e ecco qua una figura superstrusa. A questa, ricordiamo, possiamo agganciare un livello immagine. Ovviamente, se è col fondo trasparente, potrebbe essere uguale. E se non vogliamo agganciare un'immagine, possiamo anche far colorare, dare un colore direttamente al nostro livello EPS, insomma, non c'è problema. E mentre il bordo, vi ricordo che è dovuto alla texture che viene caricata qua. Quindi se io ad esempio collego questo, adesso il bordo avrà questa sfumatura di colore. O caricate tutte le texture che ci sono. Se io carico ovviamente un muro in mattoni, il bordo qua sarà a mattoni. Ecco, un metodo più veloce è quello di disegnare il vostro oggetto. Adesso io lo faccio apposta che abbia dei buchi, cioè qui il bianco non è pieno, c'è questa stella qui con la sfumatura e questo è già tutto colorato. Lo prendiamo e lo esportiamo, sempre lo salviamo come PNG e lo carichiamo come livello EPS. Lo cerchiamo, eccolo qui, e quando lo carichiamo vedremo che è già 3D. Infatti, se andiamo a ruotarlo, vediamo che l'oggetto è già tridimensionale. In più il disegno apparirà anche dietro. Questo, capite, che ci permette di ottenere molti effetti, ad esempio componendo un logo con più parti che si incastrano assieme, che potrebbero avere dei movimenti a sé stanti, e quindi poi andare a comporre una cosa più complessa. Ad esempio questo potrebbe essere stato un ingranaggio, far muovere tutta una serie, duplico il livello attivo ad esempio, lo sposto, ecco, questo potrebbe essere un ingranaggio. Ovviamente ognuno ha le proprie dimensioni, per cui posso rimpicciolirlo, ecco qua, e quindi andare a comporre una cosa molto complessa. Ovviamente il bordo di questo oggetto qui dipende sempre dall'effetto che noi carichiamo qui, sia come texture che come altri tipi di effetti. Provate un pochino a cambiare. Ad esempio, se io vado a caricare una sfumatura, ad esempio, cioè, queste righe, una sfumatura, quello che volete, ovviamente sul mio bordo si ripercuoterà. E poi sapete che avete la rotazione della rifrazione, vedete? Quindi si possono ottenere veramente tantissimi effetti diversi. E io ho disegnato ad esempio anche un fiore, dovete farlo in bianco, se lo fate in nero vi verrà in negativo. E vi faccio vedere questo bianco, anche se è una forma molto complessa. Io non avevo separato bene il bianco dal nero, per cui è un pochino frastagliato, ma vedete che l'oggetto è comunque tridimensionale, è un oggetto molto complesso. Volevo farvi vedere l'ultima cosa, io ho aggiunto una scritta, è molto complessa perché anche le stelline all'interno che verranno bucate. La esporto e noto questo è il primo disegno che ho esportato, è venuto bene. Soltanto cosa possiamo notare, anche sulla rotazione eccetera, che se io lo vado ad ingrandire, il disegno all'interno è tutto sgranato, e anche il disegno in sé vediamo che è seghettato. Invece in questo secondo caso, che ho scritto HD, come vediamo l'immagine è molto più pulita. E questo perché? Semplicemente perché l'ho esportato a 300 dpi, invece questo ne ha pochissimi, ne ha 96. Per cui ricordatevi, quando esportate il vostro disegno, di esportarlo alla massima qualità, in maniera che la conversione venga eseguita al meglio. Vedete che anche le stelle, anche il buco è fatto
abbastanza bene. Bene, mettete un like a questo video se vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!